Allora, sono le 18.07 su Radio DJ. Chiedo al nostro ospite d'Argent Amico, funziona anche per te che Notorious B.I.G., che abbiamo appena sentito, è tra i 5 migliori rapper di sempre? Allora, ritmicamente forse anche tra i 3. Ok. Diciamo la verità. Sì. Anche per tra i primi due. Allora. Sì. no, attenzione. Poi. Dopodiché, liricamente purtroppo il ragazzo si è fermato a 24 anni. Non ha potuto mettere su carta la sua evoluzione umana. È vero. Effettivamente, però. Non ricordarlo perché dici veramente. Sì, è morto a 24 anni. Sì. E Tupac a 25 comunque. Sì. Ah, ok, ho capito il raffronto. Erano ok. Giovanissimi. Sì. Inarrivabile, anche se chiaramente io in quel periodo ero molto legato ai Wu-Tang, potevo capire. Infatti stavo per dirti se la giocano lui Esatto, io capivo e solo i ragazzi. Capivo solo di Wu-Tang. Ne capivo solo di Wu-Tang. Adesso ne capiamo invece di un sacco di altre cose. Il piacere di avere stasera D'Argent a Pinocchio è multiplo, è un piacere multiplo. Da una parte c'è il singolo nuovo Ubriaco di te che abbiamo sentito prima, dall'altra c'è un concertone il 28 a Milano in Piazza Duomo, sì. Un concertone gratuito per la città di Milano, un concertone con una formula anche interessante, una sorta come di festivalone della musica di quelli che gli piace quella roba lì. Infatti il riferimento di Federico quando è Federico e Fedez. Di Fedez, quando è balzato con questa idea, era di rifare il Festival Bar. Questo è il suo. Che manca a tutti come estivo, culturale. Guarda Valentina come si sente chiamata in casa. Certo. Vabbè, ma c'è la struttura qui, proprio il building, si sente un po' chiamato in il casa. Il DNA è quello. Sì. Ok, ci sarà un botto di gente che suona, è tutto gratuito. L'idea è quella di fare un regalo alla città, ma anche di smuovere un'attenzione su un progetto che è quello di TOG, che è un centro specialistico che si occupa di bambine e bambini con patologie neurologiche gravissime, che vengono curati quotidianamente, gratuitamente, presso questo centro. È un centro che esiste da tanto tempo e che ha vinto un appalto per ampliarsi. Quindi diciamo il goal è quello di riuscire a costruire la nuova sede che ne potrà ospitare il doppio e soprattutto potrà continuare a prendersi cura di quelli che sono cresciuti e che quindi uscirebbero dall'età prevista per essere assistiti dalla struttura. Scusami, vincere un appalto vuol dire che aver vinto il permesso di farlo, poi va fatto. Va fatto e i soldi non li dà nessuno, ecco. Se non quelli che si raccolgono. Hanno già cominciato a lavorare, sì. Stanno già lavorando alle fondamenta e quindi lo sforzo comune per Milano e per tutte le persone che vogliono creare un'occasione per questi ragazzi di fare i percorsi che tutti i bambini fanno, essendo assistiti da personale iper specializzato. Io invito tutti ad andare a visitare il centro di TOG in Famagosta, Milano, perché quando ti trovi lì capisci, anche solo dall'assistenza che viene data ai genitori, capisci la qualità del servizio educativo anche che viene veicolato da TOG. Io sono fortunatissimo a partecipare a questo progetto, anche perché questo mi ha dato la possibilità di andare qualche volta a TOG a stare con i ragazzi. È sempre una sensazione molto forte di felicità, egoisticamente di felicità, perché le vibrazioni che vivi lì grazie all'interazione con i ragazzi sono molto forti. Io davvero invito, adesso non so se possiamo. Sì, c'è un SMS che è già aperto dal 5 di giugno e rimarrà aperto fino alla fine del mese. Che dici, il biglietto del concerto non lo paghi. Però quindi mandi un bel SMS al 45595. 45595. Esatto, puoi donare 2 euro. Oppure se chiami invece dal telefono fisso, puoi scegliere se donare 5 o 10 euro. Noi abbiamo un pubblico, quello di Pinocchio, quello di Radio DJ, che è proprio veramente un famiglione, che ha grande fiducia in noi e so che magari sapendo quanto per noi questo progetto è importante e quanto noi siamo a garanzia della validità di questo progetto, magari vogliono fare una donazione più importante. Abbiamo messo come link in bio fisso su Pinocchio DJ
la possibilità di donare direttamente sul sito, e andateci sul sito perché magari vedete anche coi vostri occhi, che è una bella abitudine, no? Approfondire la dimensione verso la quale si vuole fare un gesto, fossero anche 2 euro, con appunto al 45595. Sentitevi anche la responsabilità di andarvela a vedere questo posto. Noi ve ne parliamo, ve ne parlo e io. Se, ve ne parlo se volete anche andare a vedere dove andranno questi quattrini, perché uno potrebbe dubitare della veridicità di questo progetto, andate in Viale Jenner, il cantiere è aperto, si può spiare. Come vedete, Umar Els. Esatto, vedete dove andranno i vostri quattrini. Poi sul sito c'è tutto il progetto, il rendering. È una cosa a cui teniamo tantissimo e che seguiamo passo passo da tanto tempo e per i prossimi tempi. È proprio una di quelle cose per cui ci sentiamo orgogliosi di poter essere parte. Quindi 45595, sentiamo un pezzo e poi torniamo a rispondere alle urgenze.